Fedez si gode la vita da single a Miami e risponde colpo su colpo agli hater, posta al vetriolo. Il rapper ha partecipato alla festa di Tommy Chiabra, ex di Melissa Satt, e ha noleggiato una Cadillac, replicando personalmente a tutte le polemiche social. Fedez si gode la sua nuova vita. Dopo la crisi che avrebbe minato il matrimonio con Chiara Ferragni e la chiusura del suo podcast Muschio Selvaggio, il rapper milanese è volato negli Stati Uniti e si è concesso una vacanza oltreoceano insieme ai figli e ai genitori. A Miami, in Florida, Fedez si sta godendo questa nuova vita da single e si sta togliendo anche qualche sfizio. Dopo aver raccontato sui social le giornate in spiaggia con i bimbi, la visita all'artista Dante Dentoni, che ha realizzato un'opera d'arte in Lego per la sua nuova casa, e tanto altro, nella giornata di ieri il cantante è tornato a postare sui social per condividere la sua nuova Cadillac Eldorado color azzurro metallizzato. La macchina, presumibilmente noleggiata, ha ovviamente scatenato l'ironia dei social, che ha visto in questo gesto l'ennesimo grido d'aiuto di un uomo in piena crisi di mezza età, un single senza bussola dopo la separazione. Questa volta, però, Fedez ha deciso di rispondere colpo su colpo a tutte le critiche. Scopriamo cosa ha detto. Fedez risponde agli hater sui social. Negli ultimi giorni, come detto, Fedez si sta godendo la sua nuova vita in vacanza a Miami, in Florida. Punto. Nelle scorse ore il rapper ha partecipato alla festa di compleanno di Tommy Chiabra, imprenditore, oggi sposato con la modella ex Victoria's Secret norvegese Frida Olsen, occupò le pagine di cronaca rosa italiana durante le sue relazioni con Melissa Satta e con Fiammetta Cicogna, e si è anche regalato un gioiello automobilistico. Nella giornata di ieri, infatti, il cantante milanese ha condiviso su Instagram le foto di una Cadillac Eldorado, presumibilmente noleggiata per togliersi lo sfizio di guidarla per le strade di Miami, il suo habitat, che si è concesso dopo l'ormai nota Ferrari. Le critiche degli hater sui social, inutile dirlo, non sono certo tardate ad arrivare. Sembri quelle cinquantenni che si separano dal marito e hanno l'urgenza di dimostrare al mondo che loro sono delle guerriere e che sono felicissime della loro nuova vita da single. Il paladino dei poveri che ostenta ricchezza e lusso ad ogni sua foto, manca la scritta "Ricomincio da me". Fede tristissimo a Miami perché i soldi non fanno la felicità e tanti altri commenti ironici si sono alternati sotto il posto. Curiosamente, però, Fedez ha deciso di rispondere colpo su colpo a tantissimi hater, replicando a tantissimi commenti. Beato te che non fai un cao dalla mattina alla sera, l'ha pizzicato qualcuno, invece tu mi sembri molto impegnato, la risposta del rapper. Ma qualcosa per l'ambiente no? Aspettiamo che facciano 56 gradi a gennaio? La provocazione di un follower, ho fatto la foto e sono andato a piedi. Ti vedo proprio effeminato, secondo me non godi più con le donne, mi piacciono i panda, ha risposto il cantante, rivelando che replicare ai commenti è diventato il suo nuovo passatempo preferito mentre faccio la cacca.